Maria Pia Ruspoli, per la prima volta la principessa Ruspoli è con noi. Enrica Rondolo, Ilaria Grillini e Stefano Agnoloni. Grazie Ida. Grazie, che bella che sei, ben trovata. Buonasera. Che piacere. Baci, abbracci, ovviamente c'è questa linea. Tanto per contaminare un po', certo, ma anche tu sei nobile, giusto? Io qui non so che dove no, qui va bene, bene qua. Ti va bene, sì, certo. Sì, ti va bene, vieni qua, perfetto. Okay. Ah, tu hai conosciuto Ranieri, giusto? Sì, certo. Ho conosciuto Ranieri, l'ho incontrato durante un evento a Monte Carlo. Dove si inaugurava il Roseto, dove la madrina era la principessa Grace, naturalmente. Quindi c'era anche lei. E c'era anche lei, naturalmente. E quindi, diciamo, lui era un uomo molto affascinante, di grande intelligenza, molto socievole, e ha parlato a lungo di mio marito, perché era molto interessato all'Italia e naturalmente forse ricordando le sue origini, no? Perché loro certo, hanno origini Liguri, no? Genovesi, beh, certo, della Liguria, della di Genova, certo. Vi facciamo vedere chi era Ranieri di Monaco. La scheda è di Vincenzo Faccioli Pintozzi. Abbiamo due Royal Watcher, lui e Enrico Buonanno. La cosa mi fa molto ridere perché abbiamo messo due maschi a fare Royal Watcher, sono due autori brillantissimi di Oggi e un altro giorno, ma stamattina quando abbiamo fatto il punto mi sono molto divertita. Ranieri, quasi 56 anni di regno, uno dei più lunghi della storia moderna, non sono bastati a sdoganare del tutto Ranieri di Monaco dall'aura gossip legata al suo principato. Ranieri nasce il 31 maggio del 1923 al Palazzo dei Principi di Monaco, figlio del conte Pierre de Polignac e di sua moglie, la principessa Charlotte di Monaco. Nel 1944 la madre abdica al suo ruolo di erede e lo cede al figlio, che due anni dopo salirà al trono dopo la morte del nonno Luigi II. Nel 1956 sposa la celebre attrice americana Grace Kelly, attirando l'attenzione dei media di tutto il mondo sul piccolo principato. Con lei avrà tre figli, Alberto, Carolina e Stefania, tutti condannati a subire lo sviluppo del mondo moderno, finendo al centro di quasi tutti gli scandali europei degli anni Ottanta. Grace muore nel 1982, lasciando un Ranieri sconsolato e inconsolabile. Il loro, dice chi li ha conosciuti bene, è stato un grande e vero amore. Ranieri è stato fondamentale per lo sviluppo del moderno Principato di Monaco e per la trasformazione della sua economia, traghettandolo dalla tradizionale nomea di paradiso fiscale basato su scommesse e casinò a luogo culturale di importanza internazionale. Il principe ha coordinato inoltre delle riforme sostanziali nella Costituzione monegasca, limitando i poteri del principe sovrano ed affiancandosi un Consiglio di Stato. Morto a pochi giorni di distanza da Giovanni Paolo II nell'aprile 2005, è stato negli ultimi anni riscoperto dalla storiografia europea, un riconoscimento tardivo per un uomo che a modo suo ha regnato bene. Allora, chi mi racconta perché una striscia di territorio di 30.000 chilometri è diventata un archetipo di mondanità, di freschezza e anche di trasgressione? Grace Kelly, secondo me, ha avuto una parte rilevante. Aspetta, vediamo, Rondolo, Grillini, decidete voi chi comincia. No, poi anche Rica non va bene. Ma intanto non dimentichiamo che il Principato di Monaco è a tutti gli effetti la monarchia con la storia più lunga, con la stessa famiglia sul trono, perché è dal 1297 che i Grimaldi guidano il Principato. Quindi un segno di continuità straordinario. E in questo lunghissimo asso di tempo sono stati prima sotto l'influenza italiana, poi sotto l'influenza spagnola nel 600, poi sotto quella francese, e direi che grazie proprio al principe Ranieri è iniziata una stagione di nuova autonomia e di sguardo più internazionale. Ovviamente Grace Kelly con la sua bellezza, con la fama chi di Hollywood. Perché lui voleva una moglie attrice, anche lui doveva portare certo. Intanto il denaro in quel principato, cioè il rischio che la Francia se lo inglobasse. Insomma, la cosa è un po' più complicata. Sono lei due chilometri e 30.000 abitanti. Lei è stata bravissima, nel senso,
stiamo parlando di una delle persone più intelligenti che c'è stato. No, Ranieri di Monaco. Ah. Ranieri di Monaco è stato. Beh, io l'ho vissuto, andavo due volte al mese per la Rai lì. E mai nessuno che provasse a fargli un'intervista. Cioè, era uno che incuteva un timore pazzesco. Perché quella era comunque anche una monarchia assoluta, c'è anche un reato se parli male delle. Comunque. Però lui ha sposato questa donna bellissima e grazie a lei sono arrivati intanto tutte gli attrici, gli attori hollywoodiani, tutto il glamour che noi ancora oggi ricordiamo e che poi forse non c'è più stato dopo, è stato grazie a quest'unione. Si narra che le famiglie non erano tanto contente, si narra che il padre di Grace, che era un milionario americano, molto libero, era una donna ricchissima, non aveva alcuna voglia di pagare la dote a Grace, sostenendo che giustamente la figlia non doveva pagare per sposarsi, e comunque insomma alla fine si sposarono, come ben sappiamo, quindi furono la prima coppia royal che faceva sognare tutti. Lei, quando l'hai conosciuta, peraltro anche tu nasci, sì. Sposato un principe. No, allora, lei è stata un'icona, diciamo, di bellezza, di glamour, di internazionalità, è la donna copertina che ha fatto sognare tutto il mondo. Mm. Diciamo la verità, e questa ancora è oggi una realtà. Oltre ad essere una grandissima attrice, perché noi ricordiamo una grande film, con poi una grande Cacciallaro. Noi abbiamo delle similitudini, diciamo, le mie, diciamo. Anche tu hai, ecco, anch'io siamo nate tutte e due attrici, tutte e due non abbiamo avuto un background nobiliare, no? E tutte e due abbiamo sposato un principe, ecco. Questo, ma lei naturalmente ha dovuto limitare molto la sua libertà, perché ha assunto il ruolo di istituzionale di principessa di Monaco. E secondo voi le pesava? Perché un'americana è certo, libera. Tanto è vero, tanto è vero, che è stata chiamata per automaticamente la principessa triste. Per quale pure motivo? Lei? Per questo motivo, perché ha dovuto mettere avanti a sé il principato di Monaco. È non come sempre più, quando non si abbracciano. Più lei, che era la protagonista assoluta di tutte le film, di tutto, internazionalmente parlando, ha dovuto mettere il principato di Monaco al primo posto e stare un passo indietro al principe di Monaco, è naturale. E per un po' di tempo lei tenne in ballo questa cosa e poi dovette dire di no perché Ranieri disse no, lascia perdere. Ecco, si narra anzi che avessero consigliato di sposare Marilyn Monroe. È vero, no? Questa cosa è presumibilmente vera. Fu il periodo in cui l'armatore greco Onassis era di casa a Monaco, perché aveva deciso di investire nella Société de Bains des Mers, che ancora tutt'oggi è, diciamo, la grande cassaforte turistica del regno. Diciamo, prima le alterne fortune del principato facevano sì che in quel momento fosse utile anche un'iniezione finanziaria importante. Arrivò poi negli anni 60 un momento di grande scontro con il principe Ranieri, tra Ranieri e Onassis, che invece avevano iniziato, diciamo, un rapporto di collaborazione, così anche di amicizia, e fu in quel periodo che Onassis provò a suggerire Marilyn Monroe. Ma su Grace Kelly vorrei spendere solo una parola, perché sul Corriere della Sera me ne sono spesso occupata e parlando con il principe Alberto nelle nostre interviste al Palais, dove ha due bellissimi ritratti, uno del padre, il principe Ranieri, vestito in smoking, e poi di recente invece l'ha rimpiazzato, questo nel suo studio, questo ritratto, con il ritratto di Andy Warhol dedicato alla madre. Sappiamo appunto che Grace e il principe Alberto sono molto simili anche nell'estetica e hanno questo tratto umano di estrema semplicità ma anche di grande concretezza, e credo che Grace abbia portato in principato esattamente questo, in un momento in cui serviva una donna che fosse sì bellissima come era lei, ma che aveva esattamente le idee molto chiare e su come chissà gestire. Se fu era felice secondo te? Sì. Chi? Grace. Quando? Durante il matrimonio con il principe. L'inizio, sì. All'inizio, perché dici solo all'inizio?
Perché secondo me a noi ci piacciono le favole, ma poi le favole non sono mai sempre favole. A me non mi piacciono per niente le favole, figurati. Io proprio, guarda, no. Allora, ognuno parli per sé. Mi piace invece moltissimo la Grace, attrice, e peraltro, diciamo, definita da Hitchcock, che arrivò al matrimonio, ghiaccio bollente. Vi ricordo che nella scena di Caccia al ladro Hitchcock disse nella famosa intervista a Truffaut che aveva amato molti, che amava moltissimo le donne la cui sensualità non era troppo esplicita, e in quel caso lei, lui insomma, specifica che la scena nella quale lei accompagna Cary Grant alla stanza d'albergo, lei è impeccabile, però poi è lei a baciare lui, per cui diciamo dietro quell'aspetto appunto impeccabile c'era invece una sensualità che doveva esplodere. E Grace e le altre signore di Monaco, sempre Vincenzo Facciale Pintozzi, le vediamo. Grace Kelly è stata senza dubbio l'archetipo della relazione ideale, il massimo cui potessero aspirare le ragazze di tutto il mondo. Forse un mondo che oggi non esiste più, ma che negli anni 50 del secolo scorso era pieno di giovani donne che sognavano il principe azzurro. Quella fra Ranieri di Monaco e l'attrice è stata una storia di amore vero, enorme, che portò l'attrice a rinunciare a una carriera già universalmente apprezzata per creare una famiglia. Certo, una famiglia reale, ma senza più Oscar da meritare. Grace fu per Ranieri non soltanto una moglie, ma anche, e forse soprattutto, la consigliera più apprezzata. Grazie anche alle sue intuizioni, il principe rese il suo regno più moderno e più democratico, uscendo dal pantano del paradiso fiscale che avvolgeva Monaco. Discorso diverso per le figlie della coppia, Stefania e Carolina. Durante il periodo della loro adolescenza, le ragazze furono un continuo grattacapo per il principe a causa del loro temperamento forte e indipendente, divenendo spesso soggetto di articoli da tabloid e delle fotografie dei paparazzi. Lo scandalo Ducre, la morte di Casiraghi, la morte della stessa madre hanno costellato la vita delle giovani reali di Monaco, lasciando un segno indelebile. Perché le favole sono belle, ma non tutte hanno un bel finale. Le favole. Allora Stefano, vengo da te, che anche tu hai origini nobiliari, nel senso sei discendente di una delle più antiche famiglie fiorentine, giusto? Sì, diciamo di sì. C'è uno stemma al mignolo, giusto? Lo chevalier sempre al mignolo e anche l'anello blasonato, ecco, c'ha la sua storia, andrebbe indossato, siccome rappresenta il dito e il pennone di una bandiera, per chi lo vede è come se fosse al contrario, però la mano in questa maniera, quindi ecco, in teoria... Ma cosa c'è su quello? Cosa c'è su quello chevalier? Per scaramanzia. Però va a sinistra. Questo è lo stemma di famiglia. Va bene, sì. Ah, ok, allora, cosa aveva di stile Grace Kelly, oltre ad essere bellissima? Era unica. Lei poteva andare tranquillamente con una t-shirt, ora all'epoca non le portavano le t-shirt, però con una camicia bianca e un jeans faceva sempre una figura meravigliosa. E devo dire anche che il principe Ranieri, anche lui, non ha mai ostentato un dress code molto sofisticato. Era piuttosto classico, regale, però era molto chic. La semplicità. La semplicità che lui rappresentava nella sua pacatezza di presentarsi, di rivolgersi a tutti, corrispondeva esattamente anche nel suo modo di vestire. Cardigan, golf, camicie aperte, però sempre con un certo rigore. Poi una cosa che ho sempre apprezzato del principe Ranieri è che non aveva sbavature. In qualsiasi contesto si trovava, quelle battute un po' stile principe Filippo, ecco, gaffe, mai sono uscite dalla sua bocca, mai. Sono completamente diversi. Nel 1982 poi Grace Kelly muore in questo tragico incidente. Si disse a un certo punto che era la figlia Stefania a essere alla guida. Tragico incidente, lo ricordiamo per tutti, su quelle curve del Principato nelle quali era stata girata la famosa scena di Caccia al ladro. Ecco, si è capita bene, non era così, era un pettegolezzo, all'epoca, era una cattiveria, perché Stefanino non aveva nemmeno la patente, credo. No, non aveva ancora la patente. Si dice che non avrebbe, la mamma, che era una invece molto ligia, non l'avrebbe mai fatta guidare, anche perché lì erano fuori dal Principato di Monaco, erano nella loro tenuta fuori dal Principato, a Rocagel, e quindi non l'avrebbe mai fatta guidare. C'è chi dice che non si è mai capito e mai lo capiremo.
anche perché è finita la macchina in un albero di in una villa. E i proprietari di questa villa sono praticamente spariti dopo una settimana, quindi non si è mai più saputo nulla di questa storia. Che senso sono Nel senso che settimana? Non si sono mai potuti intervistare, trovare. Okay, ma è un posto molto diverso rispetto a prima, adesso. Cioè, il principe Alberto è una persona estremamente diversa dal padre, molto aperto. Adesso molto... ci arriviamo, adesso ci arriviamo anche sì. ad Alberto e all'attualità, perché poi volevo soffermarmi sulle figlie. Di Ranieri, il quale Ranieri, peraltro, se non erro, a sua volta era figlio di una cosiddetta figlia legittima, una ballerina, giusto? Sì. E di De Polignac, che forse abbiamo anche la foto, intellettuale francese, che era stato, si dice, grande amico di Proust e di Paul Valéry. No, le Polignac non c'è, vabbè, adesso lo troviamo. Sì, quindi le sue ascendenze, diciamo, anche le sue sono sì. Un po' ruspanti, ok? Dunque, la storia fu così, che il principe soldato, cioè Luigi II, che era il nonno di Ranieri, aveva scelto una carriera militare un po' sui generis per l'epoca, anziché fare l'Accademia di Saint-Cyr e poi arruolarsi in un altro corpo militare, aveva scelto la Legione Straniera, che era una cosa veramente, onestamente, un po' curiosa. E su questo si scontrò con il padre, il principe Alberto I, detto il navigatore, perché era appassionato di grandi esplorazioni lungo per i mari e, insomma, tenne a battesimo anche diverse soluzioni scientifiche grazie ai suoi velieri, che metteva a disposizione di persone che poi divennero anche magari premi Nobel della medicina, eccetera. E Luigi II però si ritrovò a un certo punto che la sua moglie, un'attrice, non riuscì ad avere figli e quindi venne riscoperta questa... Recuperata questa sì, Carolina, questa figlia. Si chiamava pure lei, no? Sì, Caroline, pure lei. Questa figlia nata qua. Da un amore di gioventù. Che poi si sposò Pierre de Polignac, che appunto era un uomo di grandi passioni letterarie, e veniva da una famiglia francese di lignaggio di aristocrazia molto antica, legata alla corona di Francia, e quindi era il match perfetto. Quindi lui era il papà di Ranieri. Quindi esattamente, sì. Somiglia, infatti stavo notando, perché mi piace sempre vedere le foto. E lui oggi è dedicato infatti un premio letterario del Principato. Giustamente. Allora, vediamo un po' di Monte Carlo, immagini e musica, che fa sempre bene. Stavolta sì, sognare, quella sì che è una favola, io cioè, non c'è problema. Allora, Maria Pia, bisogna chiamarti principessa? Se vuoi. Ma no, se vuoi tu. Se vuoi tu, non voglio deludere i miei ospiti. Con Maria Pia, per te donna. Maria Pia. Donna, per te Maria trattandosi Pia. Trattandosi di una principessa, okay. Si dice anche donna. Okay. Allora, okay. Le ragazze invece di casa Grimaldi, della quale peraltro apro e chiudo parentesi, c'è Eva, che si indica, allora, perché mettiamo un po' di popolo in questa discussione. Io sono una che crede alle favole, ok? Brava, e non voglio essere svegliata, va bene? Quando ero bambina io vedevo queste principesse meravigliose, quindi parliamo dei principi, dei re pazzeschi, che ci hanno fatto sognare. Io volevo diventare una principessa. Come Maria Pia. Ah certo, meravigliosa, poi chiamiamola principessa. E quindi quando ho scelto il mio nome d'arte, quindi sono nata negli anni 80 che si davano i nomi d'arte, io mi chiamo, il mio nome è Milva Perinoni, è un po' cacofonico, no? E allora ho spiegato la mia storia e ho detto io vorrei essere una principessa come la Grimaldi. Va bene Grimaldi.
e il primo nome Eva, perché sono nata dopo tre maschi, quindi Eva Grimaldi, che non c'entro niente con il principe Grimaldi. Quindi non potevi che essere con noi oggi. a sentire la storia, per me veramente grazie Serena, e grazie di averci veramente fatto ascoltare. Grimaldi. E guardando l'albero genealogico, favolosa Eva, allora, quindi c'è Caroline che si sposa in prime nozze con Philippe Junot, giusto? Sì. Imprenditore di 20 anni più grande di lei. Aveva scommesso di Abbiamo sposarla. La foto? Mamma mia, abbiamo la foto da qualche parte, spero di sì. Poi ti racconto un aneddoto. Cioè, che qual è? No, dimmelo subito l'aneddoto. Un aneddoto che io con Philippe Junot sono la madrina insieme a lui di una bambina che adesso ha 30 anni e abbiamo fatto i padrini e la madrina di questa bambina che bene. È di una certo lo conosco com'è questo bene. Philippe Junot, perché io me lo ricordo il giorno del matrimonio che le chiacchiere sui giornali erano com'è una donna un così bella molto, Carolina era molto affascinante diciamo è un uomo molto lui. Certo Rizzo la contessa Volpe adesso lei è la sua figlia è stata battezzata da me e da me come madrina e come padrino Philippe Junot a Parigi anni fa. È simpatico, una buona brochure, no. È un uomo charmant comunque. Molto non c'è una foto di Philippe Junot, ragazzi, perché i Royal Watcher non devono essere femmine. L'ho conosciuto anch'io. Philippe Junot, sì. Simpatico, punto. Non ti è piaciuto? Poi abbiamo il matrimonio viene annullato e lei si sposa con questa delizia di Casiraghi che io ho avuto l'onore e il piacere di conoscere, devo dire onore perché era un uomo meraviglioso, venne ospite di un programma nel quale lavoravo da ragazzina che era La ricerca dell'arca, lui e Carolina perché volevano conoscere Sting. Come sappiamo Stefano Casiraghi, bellissimo, muore in un atroce incidente di offshore in gara. E le immagini peraltro non sono state ritirate dalle teche di tutte le televisioni per rispetto, insomma, bisognerebbe fare un po' con tutti per rispetto della vita umana e del pudore della morte. E, però ce lo rivediamo qui, bello come il sole, devo dire un ragazzo di una dolcezza e di una carineria, tu l'avrai conosciuto, no? Bellissimo, un amore. Bellissimo. Ma poi carino, allegro, proprio una bella persona. Vai. Eccoci qui, e quindi peraltro da Stefano nascono tre figli meravigliosi che sono Andrea Casiraghi, Charlotte, stupenda, ragazzina meravigliosa, e peraltro ha avuto anche un fidanzato italiano, Romano, giusto? Sì, assolutamente. Lamberto, è la prima volta che l'ha incontrata, tu che cosa fai nella vita? Perché non l'aveva proprio riconosciuta lui. E ha chiesto a Charlotte, lui ha detto, ma tu di chi ti occupi nella vita? E lei gli ha detto, ma mi occupo di eventi. Eccola, guardate che meraviglia. No, e lei è anche filosofa, eh? Sì, lei è filosofa. Laurea di filosofia. E poi dopo Pierre, che come sappiamo ha sposato l'italiana Beatrice Borromeo. È un'amica mia. Ah, ecco, salutaci anche Beatrice. Grande. Va bene, peraltro a quella, mi sono ricordata che hanno fatto prima della pandemia, credo, la traversata dell'oceano con Greta Thunberg, cosa che destò questa traversata super ecologica, no? Anche questo diciamo un contributo all'immagine, no? Del Principato. Sì, sì, avevo parlato con Pierre Casiraghi proprio alla vigilia di questa traversata con Greta Thunberg. Ovviamente il percorso di sostenibilità è qualcosa che accomuna moltissimo il principe Alberto con il nipote Pierre, perché sappiamo il Principato di Monaco è vero che è facilitato dal fatto che in 2,5 km è molto più facile implementare delle scelte anche di sostenibilità ecologica, però è stato veramente sempre molto pioniere sul fronte green.
se parliamo della famiglia, adesso in questo momento loro hanno in mente di girare una serie televisiva, un film, proprio Beatrice Borromeo era una giornalista come tutti come noi, no, bravissima, e adesso ha una casa di produzione con Michele Santoro, sì, esatto. Adesso ha una casa di produzione e anche il marito di Charlotte, esatto. Vogliono fare una serie televisiva sulla famiglia Grimaldi. Sono Andrea, tutto è partito da lui, da Andrea Casiraghi, che è andato a controllare negli archivi, ha trovato pare delle cose meravigliose e quindi le vedremo presto. Loro bellissimi e bellissimi anche i due ragazzi, no? Sia Andrea che Pierre. Sì. Chi li avete conosciuti, come sono? Chi è più simpatico? Non so, ecco sì, qua, guardate che famiglia. Molto carini, bellissimi. Sono molto carini, va bene. Parliamo di Stefanie. Io me la volevo tenere dopo la pubblicità, Stefanie. Stefanie, perché su Stefanie si apre un mondo. Allora vi do qualche chicca, poi ne riparliamo. Qui abbiamo tutte le foto, faccio l'appello. Nel 91 si sposa con Daniel Ducruè, che era la sua guardia del corpo. Cioè, proprio contro certe regole. Va bene. Bravissima. Nel 96 divorzia e poi arriva questo Sean Raymond Gottlieb, giusto? No, sì. Ma prima di lui, no, aspetta. Viene. Prima di lui c'è. Ma no, lei è stata con Fracni, il capo di un circo, poi si è sposata. Arrivava circo, Adam Lopez Perez. Questo è il marito, ma prima di, che è un circense. Ma poi perché lei tutti è stata questi con, circensi a guardia del corpo? Perché lei, allora, lei è la madrina del circo a Monaco, è molto importante, certo, ed era una delle cose che amava di più il padre di Stefanie. Dopo apriamo il capitolo Stefanie, perché è stata veramente all'avanguardia di tutta quella che è la trasgressione della vita. Eccola qui, questo chi è invece? Scusami, non ho identificatemelo. È un calciatore, mi sembra, il portiere. No, Adams. Adam Lopez Perez potrebbe essere. Okay, che è il padre. Mohamed, no, è Mohamed Shafik. E che fa nella vita? Scusate. Il Cincenzo, fantastico. Anche lui. Quiz di Cannoletta. Vengo a farlo tutto a te, Serena, oggi. Va bene. Naturalmente non poteva che essere dedicato al Principato di Monaco, cari affetti stabili, voi esperti Royal Watcher sicuramente conoscerete la risposta, quindi non parlate invece, cari affetti stabili, io oggi vi chiedo questo, questa è la domanda sul Principato di Monaco. Vabbè, ma tanto solo... il quiz che facciamo noi è molto più complicato rispetto a questo quiz. Sì, state prendendo delle cattive abitudini. È arrivata la Jenna. Aspetta a dirlo, vediamolo intanto. Quando il gatto non c'è, gli affetti stabili ballano. Quello pure quando c'è stato. Solo una, carissimi, fra queste affermazioni sul Principato di Monaco è vera. Sono tutte trappole. Solo una è vera. La prima affermazione, la capitale è Monte Carlo. La seconda, è membro dell'Unione Europea. Oppure l'esercito è composto da 100 soldati. Oppure i monegaschi non possono giocare al casinò. Solo una è vera. Pensateci durante la pubblicità, giusto? Vai. Tu che sei la mia Grace, devi lanciare il... Sto la mia Grace, va bene, sono mitomane, però addirittura Grace Kelly mi sembra veramente eccessivo. Prendi e porta a casa, pubblicità, domanda di risa. In attesa di avere la risposta del quiz di Massimo, io devo salutare Ilaria che ha un volo da prendere ed è una ragazza ligia, per cui va in tempo, ma al contrario mio che arrivo sempre tardi e mi chiudono le porte di gate davanti. Dimmi solo una cosa su Alberto. È il mio preferito, Alberto. Perché? Perché è una persona deliziosa. Sai che io ho iniziato a occuparmi di reali, che sono 30 anni che lo faccio, perché quando ero più piccola mi piaceva lui. Cioè, era il mio principe azzurro. Era la tua favola. Poi l'ho conosciuto. E quando l'hai conosciuto no, non sei stata delusa. No, è una persona deliziosa, molto molto carina. E perché la moglie Charlene è così sempre mesta? Ma io dico sempre che si bisogna sposarsi, non è che se diventi principessa, cioè ci sono tante cose che entrano di tua competenza. Devi essere in grado di gestirle, è un lavoro quello. Quindi, è un lavoro? È vero. Quindi, è vero. Non possiamo prendere lavoro, le persone che non sono... è molto, molto pesante, esatto. Impegnativo. E devi essere e in grado di farlo. E quindi devi avere, diciamo, la pazienza necessaria... gli strumenti. E per adempiere a un ruolo così importante. Diciamo una cosa, Alberto, dovevi sposare Ilaria Grillini. A quest'ora... Guarda che lo conosco, vorrei evitare queste figure. Grazie, Monsignor sta scherzando. Ma certo che gioco, come io dovevo sposare. Viola. Come io dovevo sposare, non so, ma che ne so, Brad Pitt, grazie principessa, un suggerimento, va bene, dai, abbiamo fatto la valutazione della nostra stupidaggine, grazie mille, giornaliere, grazie a te Ilaria, vai col quiz. Ciao Ilaria, allora, miei cari affetti stabili, Principato di Monaco, quale di queste affermazioni non è assolutamente vera?
La prima, la capitale è Monte Carlo, oppure è membro dell'Unione Europea, oppure l'esercito è composto da 100 soldati o i monegaschi non possono giocare al casinò. Io inizierei dal principe della musica, che è lì in alto, Antonio Mesancella. Io direi l'esercito è composto da 100 soldati. Ah, tu dici che l'esercito è composto da 100 soldati e io ti dico che hai sbagliato. Tutto rosso, assolutamente. Oddio. Perché in realtà il Principato di Monaco non ha un esercito vero e proprio, ci sono dei corpi, ci sono i carabinieri, i pompieri, però in caso di guerra, non sia mai, è la Francia che gli dà una mano, perché un esercito vero e proprio non ce l'ha. Oddio, Eva Grimaldi. Oddio, avrei detto questo. Adesso mi destabilizzi. L'unica Grimaldi dello studio. È il tuo principato, non puoi allora, sbagliare. Allora, essendo Grimaldi, conosco, so. È membro dell'Unione Europea. Europea, secondo te? No, tu sei un po' persa tra le corone di Ermellini. Perché non è ancora membro dell'Unione Europea. Ci sono. Ci sono però. Ci sono, esatto, delle trattative in corso, ma non è membro. Membro del Consiglio d'Europa, come delle Nazioni Unite, c'è cioè un lavoro per entrare anche nell'Unione Europea. Con questo volevo dire. Io. Sì, buonasera. Certo, c'è il fascicolo aperto a Bruxelles. Il come suo ottimismo gli ha fatto dire. Allora, miei cari Carrisi e Madonia, avete solo due alternative. Beh, io la so perché è facilissimo. Aspetta. Massimo, io apprezzo il tuo impegno. Ci stanno pensando. Lui ci sta pensando. Io la so, se vuoi la dico. È già due, ci siamo avvantaggiati. Si sa che i monegaschi non possono entrare nel casinò. Questo è semplicissimo, ma lo sanno tutti, Massimo. E Angelo è d'accordo con te? Sì. Ma lascialo perdere, poveraccio. Cioè, ha vinto. Azzeccato, è vero, i monegaschi non possono né entrare e né giocare. Senti, Romina, ma tu sei andata a giocare al casinò mai? No, io sono pessima a giocare al casinò, ho giocato a Las Vegas, ma non sono brava. Sì, io detesto, ma poi detesto confusione, cose, roulotte, Ho visto Andrea Casiraghi scalzo, bloccato il mio principe scalzo nel porto di Monaco. È stata una visione, l'ho visto passare. Che bello! E non l'hai fermato? Lui ha salutato la mia. Non l'hai fermato? Essere principessa. Chi è più simpatico? E poi mi sono cavitato fra i due. Senti, ma la nuova generazione dei Grimaldi è molto charmant, ma perché? Non solo perché si chiamano Grimaldi, ma pure perché sono molto belli. E in quanto al loro stile, al loro look, come li possiamo imitare? Francamente sono quasi tutti, dico quasi tutti perché i rampolli di Casa Grimaldi c'è qualcuno che ha questa bellezza e questa regalità, signorilità innata, per esempio Pierre, il più piccolo di Carolina, marito di Beatrice, di Beatrice, quando era bambino, ragazzino, aveva gli occhiali, sembrava quasi un po' il brutto Anatrocolo, è sempre stato carino, grazioso, però in età matura è uscito forse ancor più della bellezza proprio precisa e naturale di Andrea. Ma c'è un codice, di una cifra di eleganza della famiglia? La semplicità, la semplicità di rigore. E sono felice, ecco, che un'italiana come la Borromeo si è entrata a far parte di questa famiglia, perché francamente anche lei, insomma, rappresenta realmente uno stile italiano di gran gusto. Non anche a caso lì, anche lei è famiglia Borromeo, famiglia nobile. Conti, sì. Ma no, cioè, non è che uno non è detto che uno sia elegante perché è nobile, né che tutti i nobili siano eleganti. Ecco, no. Diciamo less is more, meno è meglio, giusto? Meno è più. Non eccedere, e loro vincono sempre anche proprio con le furlane, come ha usato ora all'ultimo Grand Prix. Con le? Friulane, ah certo, la pantofolina. La pantofolina, quindi per dire. Penso però io con la pantofolina friulana. una papera. Una papera. Alberto di Monaco, sempre Vincenzo Faccioli Pintozzi, i nostri Royal Watcher. Nato a Palazzo dei Principi di Monaco il 14 marzo 1958 sotto il segno zodiacale dei Pesci, Albert Alexandre Louis Pierre Grimaldi è il secondogenito del principe Ranieri III di Monaco e di Grace Kelly. È anche l'unico figlio maschio, dal momento che ha due sorelle, Carolina e Stefania di Monaco. Dopo il diploma si è laureato in scienze politiche e ha seguito alcuni corsi di economia all'Università di Bristol. Per molti anni il gossip sul principe non si è risparmiato. La sua vita sentimentale è finita più volte sotto i riflettori a causa dei numerosi flirt, a volte solo presunti, che gli sono stati attribuiti.
avrebbe avuto moltissime donne, tra le quali spiccano i nomi di Naomi Campbell, Claudia Schiffer, Brooke Shields, Sharon Stone e l'italiana Patrizia Pellegrino. Dalle sue relazioni prematrimoniali ha avuto due figli, che ha riconosciuto. Nel 1992 è nata Jasmine Grace Grimaldi, dalla storia con una cameriera di nome Tamara Rotolo, mentre nel 2003 ha avuto Alexandre Cost, nato dal flirt con un hostess di nome Nicole Cost. Nel 2005, dopo la morte di suo padre e un breve periodo di reggenza, ha assunto il ruolo di principe di Monaco con il nome Alberto II e questo lo ha cambiato. Da sempre attivo nel sociale, ha contribuito notevolmente al patrocinio di opere assistenziali e alla promozione di importanti iniziative culturali. Nel 2011 ha sposato Charlene Wittstock, ex nuotatrice e modella. Tra alti e bassi matrimoniali, da lei ha avuto due figli gemelli, nati il 10 dicembre 2014. Gabriella Thérèse Marie e Jacques Honoré Reiner. Sebbene la femminuccia sia più grande di qualche minuto, è il più piccolo Jacques a essere il primo in linea di successione al trono monegasco. Anche questa cosa è un po' anacronistica, che è l'uomo il primo della linea di successione, no? Credo che tutte le monarchie occidentali contemporanee è il chi nasce per primo, no? Sì, l'aggiornamento è stato fatto effettivamente in quasi tutte le monarchie. In questo caso... adesso non sono un'esperta, ma insomma, trattandosi di due gemelli, ha prevalso appunto il piccolo maschio, anche se è uscita anche prima la femmina. Ingiustizia comunque, perché il primo che nasce deve essere. Ma mi date notizie di Charlene? Della moglie? Charlene l'abbiamo vista appunto nel fine settimana alla premiazione del Gran Premio di Monaco. Vestita Acris, che è una delle maison che ama di più, il suo design l'avevo conosciuto qualche tempo fa e mi ha raccontato appunto che insomma è una donna molto semplice. Io, quando l'avevo intervistata prima del matrimonio, ricordo in effetti una donna molto legata al principe Alberto, alle stesse passioni ovviamente sportive. Era una splendida ragazza. Però è felice, è a posto, è tranquilla. Secondo me di meglio non poteva scegliere lei. Alberto di Monaco. Quindi lui è più fortunato di lei. Sì, una persona molto, diciamo, molto concreta, molto solida, sì. Perché naturalmente una che svolge un ruolo di notatrice, così ci vuole una forza proprio fisica, una forza determinata, sì. Per essere così, no, vittoriosa nelle sue competizioni. Ma e quindi è una persona competitiva, molto che è riuscita a arrivare in punto. Dimmi, Enrica. In effetti quando l'avevo incontrata, l'ho incontrata una sola volta la principessa Charlene, mentre Alberto l'ho incontrato spesso dal 1997, la prima intervista, mi aveva colpito proprio questo riferimento che le aveva fatto alla sua vita sportiva, okay. Dicendo credo che lo sport ti insegni la disciplina, certo, insomma, certo. Affrontare una nuova vita un buon training. Vuol dire... Ricordo il libro di Enrica Roddolo dedicato a Carlo III, forse abbiamo anche la copertina da far vedere, e vi faccio invece rivedere Alberto, intervistato appunto da Patrizia Pellegrino, te che Rai, vai. Sono qui accanto al principe, Sua Altezza Serenissima, Principe Alberto di Monaco. Parliamo del mare, il mare che unisce questo tuo amore con lo sport, l'amore per il mare, Monte Carlo e tutta l'Europa e si affaccia anche all'Africa, quindi il Mediterraneo. Cosa pensi di fare per migliorare ancora di più questo tuo legame già bello forte con il Mediterraneo? Il Mediterraneo è un mare ricco di storia che ci unisce tutti. Ritengo che sia molto importante non soltanto per i legami di amicizia con la Sardegna, ma anche per i rapporti che intratteniamo con altri paesi e che possono portare ad un maggiore sviluppo economico, culturale e turistico. Inoltre, questi legami possono incoraggiare scambi, informazioni e l'adozione di progetti in materia ambientale. In effetti, ci siamo resi conto che la bellezza e la calma di questo mare nascondono dei problemi ambientali che richiedono un lavoro continuo per far sì che il Mediterraneo rimanga pulito. Dai, lui è in effetti molto carino. Abbiamo qualche curiosità su Stefanie, Eva? Sì, voglio sapere di Stefanie. Cioè, voglio sapere. Devo chiudere. È contenta e felice, ecco, Stefania, adesso. Lei è la sua preferita. Come sta, Stefania?
Allora, le figlie, una delle sue figlie si è, diciamo, avviata verso un percorso di moda, di no, ma lei, se poi mi come single... Racconta sempre che, insomma, la madre è la sua testimonial preferita, sono molto complici, hanno questo rapporto. È una donna molto semplice, Stéphanie, colpisce perché si vede che appunto vive la vita con quella semplicità, con quella modo diretto di una persona qualsiasi. Ha fatto sempre quello che le pareva. Ha sempre fatto esattamente cosa. Secondo me lei è la figlia, la sorella preferita di Alberto di Monaco, e quindi è protetta in un certo modo da Alberto di Monaco. Devo dire che lei ha sofferto moltissimo di tutto quello che è successo, no? della loro vita, e secondo me lei adesso ha fatto tutta una ricerca e un'organizzazione per rivalutare il principato e soprattutto per rivalutare la figura del padre. Infatti è lei a cui è stato affidato il compito di per rivalutare il peraltro padre. Donna anche lei, nel look molto particolare, molto androgina, quindi insomma ha lanciato tagli anche una moda, taglio di capelli particolari, queste spalle molto, molto ampie, e comunque appunto questi due dolori enormi, morte della madre, morte di Stefano, hanno segnato un principato che per il resto ovviamente era soltanto una favola. Grazie alla principessa Ruspoli, grazie. Di Caroddola, la copertina del libro dov'è non è comparsa, non importa, comunque compratelo perché lei è bravissima, e grazie ovviamente a Stefano Agnoloni, sì, ho detto giusto.